Faccio una brevissima introduzione. Questo incontro è un incontro chiaramente importante per definire la strategia europea e italiana e la collaborazione tra il governo italiano e la Commissione. Abbiamo già avuto un primo colloquio a inizio settimana con il commissario Breton e abbiamo ritenuto opportuno un incontro di persona oggi. Credo che ci siano elementi in una situazione ovviamente di grande preoccupazione, di grande emergenza, però che ci delineano un futuro per quanto riguarda la risposta di offerta di vaccini e di produzione di vaccini su base italiana e europea che possa ispirare fiducia. Io però darei subito la parola al commissario Breton e poi naturalmente siamo disponibili per le vostre domande e le vostre curiosità. Grazie. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, cher Jean Carlio, de ton invitation. Je suis très heureux d'être ici ce matin à Rome pour m'entretenir avec le ministre de la production de vaccins en Europe et en particulier du rôle très important que joue l'Italie dans cette production industrielle. Je le fais avec les principaux pays de l'Union et évidemment l'Italie, l'un des tout premiers d'entre eux, que je visite ce matin avec toi, parce que l'Italie, avec quelques autres pays, est un des socles industriels les plus importants de notre stratégie vaccinale européenne. Je le dis sans détour, pas un seul pays aujourd'hui ne peut avoir une stratégie vaccinale autonome. Pas un seul. Nous sommes tous dépendants les uns des autres sur les supply chains industrielles et c'est évidemment de ça dont nous avons beaucoup parlé. Nel campo della strategia
vaccinale può definirsi autonomo. Tutti i nostri paesi sono interdipendenti tra di loro ed è di questo che abbiamo parlato in modo approfondito nel nostro incontro. Un petit point, si vous permettez, avant de passer aux questions. Pour vous donner un panorama de la situation en Europe, le sujet, ce ne sont plus les vaccins. Nous avons maintenant beaucoup de vaccins en Europe disponibles. C'est le vaccin BioNTech, c'est le vaccin AstraZeneca, c'est le vaccin Moderna, ça va bientôt être le vaccin J&J, puis bientôt également le vaccin CureVac. Et la plupart de ces vaccins ont été développés, inventés, mis en œuvre en Europe. Maintenant, le sujet, c'est de les fabriquer et de les fabriquer vite. Je suis moi-même un ancien chef d'entreprise avant d'avoir été commissaire et ministre, et je parle en connaissance de cause. Démarrer des lignes de production industrielle aussi rapidement, jamais ça n'a été réalisé dans le monde, et c'est le challenge qui est le nôtre. Nous avons démarré en Europe la politique vaccinale après l'approbation de nos autorités de santé, l'EMA, pour être sûr à 100% que les vaccins n'aient pas de risque pour la population, à la fin de l'année 2020. Les États-Unis avaient démarré un mois avant, et nous sommes maintenant à 2 mois donc de la production de ces vaccins et de la mise en œuvre. Je suis très impressionné de la rapidité avec laquelle les industriels désormais produisent ces vaccins. Ça s'accélère tous les jours. Je pourrais vous donner les chiffres tout à l'heure si ça vous intéresse, mais je suis confiant dans la capacité de l'Union européenne de délivrer pour l'ensemble de nos 456 millions de concitoyens les vaccins dont ils ont besoin, pour faire en sorte que, d'ici à la fin de l'été, tous ceux qui souhaiteront être vaccinés puissent l'être, et j'espère même avant. Vorrei, prima di passare alla fase delle domande, accennare un punto relativo al panorama della situazione europea. Ormai l'argomento che ci deve interessare non è più quello dei vaccini. I vaccini ne abbiamo molti, sono a nostra disposizione il BioNTech, AstraZeneca, Moderna, Johnson & Johnson, oppure VAC. Quindi la situazione dei vaccini è più che rassicurante. Ora il problema è quello di continuare a fabbricare questi vaccini e farlo con rapidità. Io stesso sono stato, prima di occupare la posizione di ministro e di commissario, sono stato un industriale e so che cosa parlo, conosco i tempi necessari per cambiare la linea di produzione. Sono rimasto assai sorpreso dalla rapidità con cui si è riuscito a fare questo cambiamento. La sfida che questo rappresentava era enorme, eppure si è reagito con grande rapidità. In Europa abbiamo voluto avviare la fase di vaccinazione solo dopo aver ricevuto tutte le autorizzazioni necessarie dalle autorità preposte. Gli Stati Uniti hanno iniziato un mese prima di noi, ormai sono 2 mesi che vacciniamo e insisto su questo punto, sono assolutamente impressionato dalla rapidità della produzione. Più tardi, se vorrete, potrò anche darvi delle cifre, però intanto posso dirvi che sono estremamente fiducioso sulla capacità dell'Europa di consegnare i vaccini sempre più rapidamente e penso di poter dire che speriamo da qui alla fine dell'estate di aver potuto vaccinare tutti i cittadini europei. Buongiorno, io sono la sottosegretaria di sguardo un pochino più in avanti. La pandemia ci ha insegnato, diciamo, oggi per gestire l'emergenza, ma anche un domani
da immaginare. Allora, se come purtroppo potrebbe accadere, se il proposito dovesse diventare un virus che ritorna praticamente, quindi che ogni anno ritorna a diventare una campagna vaccinale, e pensate che da oggi una strategia europea per la produzione dei vaccini, ma anche per la distribuzione, facciamo sempre se c'è una filiera di funzione, l'Italia fa il vaccino, la Germania lo distribuisce, faccio un esempio ovviamente a caso, la Spagna senza la logistica, è possibile pensare di dare la linea, ma anche in Europa. Per chi è la domanda? Scusami. Per chi volete che venga, perché sono interessati per dire quello che vi sta, quindi scegliete voi per quello che dice. Grazie. Je voudrais regarder un peu plus vers le futur et essayer d'envisager un avenir que nous ne connaissons pas encore. Mais imaginons que ce coronavirus ou d'autres virus deviennent cycliques et qu'on soit donc obligé de recommencer tous les ans. Est-il envisageable d'avoir une stratégie européenne selon laquelle la production, la distribution pourrait être répartie entre les pays. Et je cite des exemples un peu au hasard, disons, l'Italie pourrait être chargée de la production, l'Allemagne de la distribution, l'Espagne de la logistique, une stratégie européenne de ce genre. Qu'en pensez-vous? Jean-Pierre, c'est pour moi. Oui, je pense. C'est une très bonne question. Madame, c'est exactement la question que nous nous posons et dont on a discuté tout à l'heure avec le ministre. Je vous le dis avec à la fois beaucoup d'humilité, mais aussi beaucoup de gravité, nous allons nous sortir de cette crise. J'en suis convaincu. Nous allons réussir la politique vaccinale dans les mois qui viennent, qui est indispensable. Mais vous avez raison, le type même de ce virus, coronavirus, et sa capacité à évoluer avec les mutations, nous oblige à nous poser la question de l'avenir. Tra l'altro una domanda che ci siamo posti anche noi e della quale abbiamo discusso con il Ministro. Lo dico con grande umiltà ma anche con grande serietà. Sono assolutamente convinto che riusciremo a portare avanti in modo positivo la politica vaccinale europea. Però, lei ha ragione, proprio questo tipo di virus, il coronavirus, e la capacità che ha dimostrato di rapida evoluzione con tutte le mutazioni che abbiamo conosciuto, che potremo conoscere, ci porta effettivamente a interrogarci su un futuro un po' più lontano. Premièrement, parce que il est peut-être envisageable qu'en automne ou en hiver, il soit nécessaire d'avoir une nouvelle dose de vaccin, si c'est nécessaire, pour faire face aux variants. Et donc, il faut s'y préparer, sans crainte, mais s'y préparer. Deuxièmement, parce que nous pourrons avoir, effectivement, à faire face à une nouvelle pandémie dans l'avenir. Et donc, c'est l'obligation de nous préparer, et seul un continent peut le faire. Un chiffre qu'il faut avoir en tête, à la fin de cette année, la capacité de production de vaccins en Europe sera entre 2 et 3 milliards de doses par an. La capacité aux États-Unis sera entre 2 et 2,2 milliards. L'Europe sera le premier continent en matière de fabrication de vaccins dès la fin de cette année. Les autres pays n'existent pratiquement pas en fabrication. La Russie est dans une situation désespérée. Ils ne savent pas fabriquer les vaccins. La Chine est très très loin et nous aurons uniquement sur la planète les États-Unis avec 2 milliards ou 2 milliards et demi de capacité et nous avec près de 3 milliards, 5 milliards de capacité pour nous bien sûr, mais pour la planète. Ça c'est la réalité. Deuxièmement, je vais laisser la traduction pour vous parler du deuxièmement. Quindi
relativamente alla sua domanda, effettivamente, come dicevo, è importante. Primo perché dovremo prendere in considerazione che forse in autunno prossimo o forse nel prossimo inverno potrebbe essere necessario dover inoculare una nuova dose a chi è stato vaccinato. E quindi dobbiamo prepararci senza grandi timori, ma dobbiamo prepararci. E il secondo punto è che potrebbe effettivamente anche esserci una nuova pandemia. E di fronte a questa evenienza la risposta può essere data soltanto a livello continentale. Vi cito una cifra, a fine anno in Europa avremo una capacità produttiva di vaccini tra i 2 e i 3 miliardi l'anno, gli Stati Uniti saranno intorno a 2 miliardi e mezzo, quindi l'Europa è il primo continente per quanto riguarda la produzione dei vaccini. Gli altri paesi non stanno assolutamente al passo. La Russia è in gravissime difficoltà, non è in grado di produrre vaccini e la Cina è molto indietro ancora. Quindi fra Europa e Stati Uniti si potrà contare su 100 miliardi di vaccini, per noi naturalmente e per tutto il pianeta. Donc deuxièmement sur la question que vous posiez, nous sommes déjà très intégrés en Europe. En Italie, par exemple, il y a beaucoup d'entreprises qui sont spécialisées dans une phase très délicate de la fabrication des vaccins qu'on appelle le fill and finish, c'est-à-dire le remplissage des vaccins. C'est très délicat, très minutieux. Beaucoup d'entreprises sont parmi les meilleures au monde en Italie. Par exemple, pour AstraZeneca, tous les vaccins qui se retrouvent aujourd'hui dans les mains des médecins ou des infirmières AstraZeneca ont été mis en bouteille ici en Italie dans l'usine de Agnani, tous. La fabrication de la drogue substance, donc du bulk, se fait en Belgique ou aux Pays-Bas pour AstraZeneca. Pour les vaccins à ARN messager, comme ceux de BioNTech, des lipides se font ici. Des filtres nécessaires se font ici. Les cuves se font en Allemagne. On est déjà très intégrés. Et donc, je crois que le sujet n'est pas de dire quel pays fait quoi, c'est au contraire de bien définir, et c'est ce dont on a parlé avec le ministre, les usines qui vont faire partie de la politique industrielle européenne, pour qu'on les maintienne, et il y en aura évidemment un certain nombre en Italie, il y en aura sans doute dans d'autres pays, bien sûr, qu'on les maintienne en permanence en situation de pouvoir intervenir dès que nécessaire, si jamais il y avait une pandémie, et l'Italie, évidemment, jouera un rôle important dans ce choix et dans cette position. Rispetto alla sua domanda, posso dirle che già in Europa si è molto integrati. In Italia ci sono molte aziende specializzate in una delle fasi più delicate della produzione del vaccino, che è quella del presentino, del sentimento dei flaconi. Per quanto riguarda AstraZeneca, per esempio, tutti i vaccini che vengono preparati sono messi in flaconi in Italia. Sono magari all'impianto di Anagni. Sono magari fabbricati in Belgio, in Olanda, però per quanto riguarda la messa in flacone, su questa viene in Italia. Ci sono paesi, per esempio, nel caso dei vaccini mRNA, per cui i lipidi vengono preparati qua, i filtri vengono preparati qua, magari invece i vaccini di contenimento sono preparati in Germania. Quindi questa integrazione tra i paesi europei già esiste. E non si tratta più adesso di chiedersi quale paese fa che cosa, ma definire invece quali sono gli impianti che potranno partecipare alla politica europea, impianti italiani come impianti di altri paesi, e di mettere questi impianti in condizione di essere pronti in situazioni di poter intervenire in qualsiasi momento, proprio nell'eventualità da lei sollevata.
Alessandro Basso alla presta. Je voudrais savoir si au cours de votre entretien, vous avez parlé des entreprises italiennes qui pouvaient passer à la phase de production de ce vaccin. Et puis, la deuxième question pour monsieur le ministre Giorgetti, qui concerne la réunion de demain sur Alitalia, si j'ai bien compris. Allora, non fonctionne. Oui. Ah, non fonctionne. Allora, per quanto riguarda l'Italia, le risponderò dopo che ho parlato col collega, con la collega Vestager domani mattina. È previsto un incontro insieme ai ministri Franco e Giovannini. Esiste, abbiamo ereditato dal precedente governo un piano che viene continuamente aggiornato e rivisto e che deve essere in qualche modo negoziato per quanto riguarda il suo sviluppo con la Commissione europea e ovviamente con l'amministrazione straordinaria che in questo momento garantisce l'operatività dell'Italia. Quindi saremo più precisi domani mattina, deve avere pazienza 24 ore. Per quanto riguarda la prima questione, abbiamo discusso, sì, di quelle imprese che hanno manifestato disponibilità al Ministero e che sono state contattate con la collaborazione di Farmindustria e di Alfa. Ne abbiamo segnalato la disponibilità e anche le condizioni a cui questa possibilità di capacità produttiva può manifestarsi, e cioè evidentemente il trasferimento tecnologico che coloro che sono detentori dei brevetti devono garantire affinché il cosiddetto conto terzista possa effettivamente produrre i vaccini, sia nella fase richiamata da Thierry che fa riferimento all'infialamento, che è l'ultima fase, sia nella fase della produzione del VAC, quella del principio attivo, che è quella più delicata e su cui comunque l'industria italiana, di cui possiamo andare fieri, perché è non soltanto tra le prime in Europa, ma le prime nel mondo, è in grado in qualche modo di assicurare il contributo. Quindi, non vi faccio nomi perché non è giusto fare nomi pubblicamente, c'è anche un vincolo di riservatezza. Vi posso assicurare che l'industria farmaceutica italiana è pronta in tutte le fasi e per le potenzialità che vengono richieste a dare il suo contributo alla risposta europea in tema di vaccini. Une réunion avec le ministre Franco Giovannini. Nous avons hérité un plan du gouvernement de succédant et ce plan devrait être renégocié. Je ne peux pas vous donner de détails plus précis. Vous devez avoir un peu de patience, attendre encore 24 heures pour en savoir davantage. Quant à la première partie de la question, effectivement, avec monsieur le commissaire, nous avons discuté des entreprises qui pouvaient intervenir. En Italie, il y a des entreprises qui ont manifesté leur disponibilité et nous les avons contactées avec la collaboration de Farmindustria et de Alfa.
Et nous avons également discuté des conditions qui sont à la base de leur participation, à savoir du transfert de technologie que doivent faire ceux qui sont propriétaires des brevets. Et cela, nous avons parlé de la possibilité d'intervention des entreprises italiennes pour la phase de préparation des flacons, mais des fioles, mais également pour la phase de production du bulk, qui est une phase très délicate. Mais je peux vous assurer que l'industrie italienne peut être fière de l'apport qu'elle peut offrir à l'Europe en ce sens. Je ne peux pas naturellement vous citer le nom, mais je vous assure que l'industrie pharmaceutique italienne est tout à fait prête à donner son apport à la stratégie européenne de vaccination. Questo polo pubblico-privato dal punto di vista finanziario. In particolare, vi volevo chiedere se il commissario ha parlato della possibilità di utilizzare anche le risorse del recovery plan, se in maniera più imminente pianifica e decidere di avviare delle misure di sostegno col decreto sostegno che c'è la prossima settimana, e se tra le varie opzioni c'è anche quella di una compartecipazione azionaria dello Stato in veicoli privati. J'ai deux questions. La première pour Monsieur le Commissaire. Est-ce que vous avez, en Europe, vous avez prévu quelques initiatives, une stratégie pour essayer de faciliter ce partage des brevets, ce passage des brevets dont sont détenteurs des entreprises. Et pour M. Giorgetti, quelques approfondissements sur le pôle public et privé, surtout du point de vue financier. Est-ce que vous avez envisagé la possibilité d'utiliser les fonds du Recovery Plan, ou est-ce que dans le décret qui sortira la semaine prochaine, voire des aides. Vous avez prévu quelque chose en ce sens, et je voudrais savoir quelle est éventuellement la participation de l'État dans ces initiatives. Pour la première question, la réponse est oui. Nous avons mis sur pied un instrument qui permet aux entreprises qui souhaitent coopérer de le faire dans les meilleurs délais en échangeant leur savoir-faire technologique et en donnant la possibilité d'avoir un accès immédiat aux brevets détenteurs par l'une des entreprises envers l'autre. Donc la solution existe, elle est déjà mise en place du reste en Europe, dans certains pays. Mon rôle en tant que responsable de la task force des brevets, c'est de faciliter ces rapprochements. On en a vu dernièrement en Allemagne. Il y en a, je peux vous dire, qui sont discutés aujourd'hui en Italie entre des acteurs, et nous saurons donc leur faciliter cette tâche. Ce sont des accords qui sont des accords volontaires, et notre rôle à nous, c'est de faire en sorte que ceci se passe dans les meilleures conditions et plus rapidement. Je passe la parole au ministre sur l'aspect financier, en me réjouissant cependant du fait que j'ai cru comprendre que l'Italie allait très bientôt pouvoir bénéficier des fonds du plan de relance européen, Next Generation EU,
et à titre personnel, compte tenu de mon attachement à l'Italie, je me réjouis que l'Italie soit de très loin le premier bénéficiaire de ces fonds, puisque plus de 28% de tout le projet de programme de 750 milliards va venir à l'Italie. J'en suis heureux et fier à titre personnel. Intanto rispondo mentre... Sì, la mia risposta è sì. Abbiamo effettivamente già previsto e creato un meccanismo che permette alle aziende che desiderano collaborare di passare alla fase di scambio del know-how e consente loro di avere accesso al brevetto. E quindi una soluzione che già esiste e il mio ruolo in quanto responsabile della task force europea sui vaccini è proprio quello di facilitare l'avvicinamento tra queste due entità diverse. È molto utile che già oggi in Italia ci sono delle discussioni in corso a questo livello tra alcune aziende. Gli accordi sono degli accordi assolutamente volontari e il nostro ruolo è proprio quello di far sì che ciò avvenga nelle migliori condizioni possibili. E prima di dare la parola al Ministro Giorgetti, vorrei dire a proposito dell'aspetto finanziario che mi allegro assolutamente e di sapere che il recovery verrà presto utilizzato dall'Italia, che è del resto il primo paese beneficiario in Europa, e come amico di lunga data dell'Italia sono particolarmente felice di questa situazione. Allora, per quanto riguarda la domanda che mi è stata posta, abbiamo intenzione di aiutare la nascita di un polo nazionale non semplicemente legato, diciamo, ai vaccini, ma a tutto il mondo della biotech, un polo ovviamente su base partnership pubblica-privata, in cui il contributo economico-finanziario dello Stato nella fase iniziale è determinante, perché ci troviamo in un settore dell'industria farmaceutica a elevato rischio, diciamo così, di ritorno e soprattutto proiettato nel lungo termine. Quindi il contributo dello Stato è determinante, pure determinante la eventuale partecipazione dei maggiori soggetti dell'industria farmaceutica italiana che sono chiamati in qualche modo a fare la loro parte. E sono convinto che non faranno mancare la loro adesione a questo progetto. E questo è un primo aspetto. Il secondo aspetto è che sia nel decreto legge sostegno, ristori, non so come lo chiamerete voi giornalisti, sia in un decreto che mi appresto a firmare come Ministro dello Sviluppo Economico, saranno allocate già importanti risorse per accompagnare sia il progetto di Polo, sia quelle aziende che in qualche modo accompagneranno la strategia italiana e europea di risposta ai vaccini. Stiamo parlando complessivamente dell'ordine di 400-500 milioni di euro. Il tutto perché consideriamo questo settore industriale, uso questo termine anche se, questo settore industriale è un settore fondamentale nel futuro. Parliamo tanto di transizione energetica, eccetera, 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 ma qui c'è una grande sfida su cui l'Italia è ben posizionata e ha tutte le carte in regola con i giovani suoi ricercatori che vogliamo in qualche modo tenere anche qui in Italia per creare ricchezza e sviluppo.
Nous avons effectivement l'intention de contribuer à la naissance d'un pôle national qui ne sera pas uniquement lié à la phase des vaccins. Ce pôle prévoit la participation du secteur public et du secteur privé, et l'apport de l'État sera fondamental au cours de cette phase initiale. L'apport sera capital pour permettre la participation des principaux sujets de l'industrie pharmaceutique italienne. Nous sommes en effet convaincus que ces sujets, que les protagonistes de l'industrie pharmaceutique italienne ne feront pas manquer leur adhésion à cette initiative. Et le deuxième aspect est lié aux mesures de soutien. Je peux vous dire que tant pour le décret, prévoit des mesures de soutien que pour celui que je signerai la semaine prochaine en tant que ministre du Développement économique, nous avons alloué des ressources extrêmement importantes pour ce projet de pôle et également pour les industries qui sont prêtes à accompagner la stratégie de notre pays dans ce secteur. Entre 400 et 500 millions d'euros seront destinés à cette phase, et cela parce que nous pensons que ce secteur est absolument indispensable pour l'avenir de notre pays, et que nous pensons que l'Italie occupe déjà une position remarquable en la matière. Riccardo Cavaliere, Rai News. Salve, buongiorno. Allora, la mia domanda è quali sono le multinazionali che hanno accettato di partire con questo processo di transizione dei brevetti e che tipo di accordi concretamente ci saranno proprio a livello economico, che accordo sarà? Mentre invece al commissario volevo chiedere, il premier italiano Draghi chiede più pressioni sulle imprese che ritardano la consegna dei vaccini, addirittura ha proposto di bloccare le esportazioni da queste imprese. È possibile, e se non è possibile questo, cosa si può fare perché le imprese e le multinazionali si attengano ai contratti che hanno firmato? Bonjour, une première question qui s'adresse à Monsieur le Ministre. Je voudrais savoir quelles sont les multinationales qui ont accepté de participer à cette phase de transition pour le passage des brevets et quel type d'accord avez-vous envisagé pour ces multinationales? Pour Monsieur le Commissaire, notre Premier ministre, M. Draghi, voudrait que l'on exerce davantage de pression sur les entreprises qui ne respectent pas les engagements pris dans la fourniture des vaccins. Il a même parlé d'éventuellement bloquer les exportations de ces entreprises. Est-ce que cela est possible? Et si cela n'était pas possible, que peut-on faire afin que les entreprises respectent les contrats qu'elles ont signés? Si accende sempre al terzo tentativo, quindi c'è un motivo. Per quanto riguarda i rapporti con le cosiddette multinazionali, cioè i detentori del brevetto, i rapporti sono tenuti e il negoziato è rimesso alla Commissione Europea, quindi la risposta potrà dare l'amico Thierry a questo tipo di domanda. È chiaro che le potenzialità di produttive che può offrire l'Italia e diciamo così, i siti produttivi in Italia sono legati appunto a questo trasferimento tecnologico. E quindi io ho chiesto al commissario che si faccia parte diligente per assicurare questo matrimonio che poi si svolgerà come
di consueto delle forme di partenariato tra il conto terzista e colui, come già avviene attualmente per alcune realtà, si sta ricordata la realtà di Anagni, che già oggi lavora in questo modo. Ma è interesse comune, oserei dire anche di quelle multinazionali, trovare queste forme di collaborazione, perché i numeri che ha ricordato il commissario Breton sono numeri importanti. Entro la fine dell'anno dovremo produrre in Europa 3 miliardi di dosi, e quindi ricordo per inciso che l'Europa e gli Stati Uniti sono i due continenti in grado di produrre vaccini per tutto il mondo, quindi dovremo produrre vaccini per noi e anche per gli altri. Questo è molto importante, che vale la pena di ricordare. Quindi è anche questo il motivo della collaborazione che ci deve essere tra noi e la Commissione, perché soltanto lavorando tutti assieme riusciamo a comporre tutto il puzzle, che è molto complesso, molto complicato, della supply chain dei vaccini. A proposito, considerando le approva per l'Unione Nazionale, se la Commissione Europea, chi è negozio, se la spiega, se donc Monsieur Breton pourra vous répondre avec plus de précision. Mais il est évident que le potentiel qu'offre l'Italie dépend de cette possibilité de transfert technologique. Et c'est la raison pour laquelle j'ai demandé à M. Breton de frais en faveur de ce mariage, disons, qui d'ailleurs, dans certains cas, déjà existe. Pensons à ce qui se passe à Anagni. Il est évident que c'est un intérêt commun, parce que de l'arrivée à cette collaboration, parce que les chiffres sont extrêmement importants. Comme M. Breton l'a rappelé, d'ici la fin de l'année, nous arriverons à 3 milliards de doses. Et n'oubliez pas que les seuls producteurs sont l'Europe et les États-Unis. Et donc ces vaccins ne sont pas destinés uniquement à nous. Il faudra également couvrir l'ensemble des autres pays. Et c'est la raison pour laquelle la collaboration avec la Commission européenne devient absolument capitale pour arriver à atteindre ces résultats. Juste un petit point sur ce que vient de dire le ministre. C'est évidemment aussi la raison de ma venue ce matin à Rome et de l'entretien approfondi que nous avons eu ensemble, que de définir une stratégie à mettre en commun. On a parlé du reste concrètement de certaines entreprises qui pourraient collaborer, c'est évidemment pas public, mais nous avons de très bons candidats sur lesquels nous allons travailler ensemble. Et quand on espère que ces candidats auront pu se mettre d'accord, on le rendra public. En tout cas, il y a de très bons candidats. Solo un punto, questi aspetti, scusate, solo un punto, questi aspetti del resto sono la base della ragione per cui sono venuto qui oggi a Roma e la ragione del nostro incontro, questa necessità di definire una strategia comune. Abbiamo effettivamente parlato, citato anche dei nomi delle aziende, ovviamente non pubblici, ma vi posso assicurare che in Italia ci sono degli ottimi candidati per svolgere questo ruolo, veramente ottimi. En ce qui concerne la deuxième question, je connais bien le Premier ministre Mario Draghi depuis longtemps. Lorsque j'étais moi-même ministre des Finances, il occupait déjà des fonctions très importantes dans le monde de la finance et en particulier au sein du gouvernement italien. Je connais sa rigueur et je connais aussi son sens des rapports de force, notamment vis-à-vis de ceux avec lesquels il a contracté
et je partage et sa rigueur et son sens des rapports de force. Je vais ensuite dire la suite. Per quanto riguarda la seconda domanda, posso dirle che io conosco Mario Draghi da lungo tempo, ho conosciuto bene in particolare quando io stesso sono stato ministro delle finanze e sono perfettamente al corrente di quello che è il suo rigore e nonché il suo approccio ai rapporti di forza. E rapporti di forza verso coloro che si sono impegnati rispetto al governo, che hanno firmato dei contratti. E posso dirvi che io condivido entrambi, sia il rigore che il suo approccio ai rapporti di forza. Maintenant, nous avons mis en place en Europe un instrument pour nous permettre de contrôler ceux qui quittent le territoire européen en ce qui concerne notre politique vaccinale. Et c'est bien normal, car nous sommes, vous l'avez compris, dans une sorte de guerre économique mondiale, et nous devons protéger avant tout les intérêts des Européens, mais aussi avoir les instruments pour faire en sorte que ceux avec lesquels nous avons contractualisé tiennent leurs objectifs. Cet instrument d'autorisation préalable pour toute exportation de l'Union européenne a principalement pour but, et en ce qui me concerne, puisque j'en suis l'un des principaux utilisateurs dans mes fonctions, d'avoir la transparence, mais aussi, si jamais nous voyons que tel fournisseur est en retard très significatif par rapport à son calendrier, de rentrer dans une discussion pour corriger ce retard. Voilà l'objet réel de cet instrument, et je dois pouvoir vous dire que depuis qu'on l'a mis en marche, en route, ça marche bien. Per quanto riguarda il seguito della mia risposta, posso dire che in Europa abbiamo effettivamente ideato e attuato uno strumento che ci deve consentire di poter controllare tutto ciò che lascia il territorio europeo in questo campo. Ed è una cosa del tutto normale, perché in fondo quella che stiamo vivendo è quasi una... è analoga, può essere ravvicinata a una guerra economica mondiale, e dobbiamo assolutamente farlo per proteggere l'interesse europeo, ma anche dobbiamo poter avere a disposizione uno strumento che ci permetta di costringere o far sì che gli impegni presi vengano poi rispettati. Questo strumento, che è poi una specie di un'autorizzazione preventiva, si pone come scopo proprio quello della trasparenza e lo so bene in quanto ho contribuito a idearlo, e oltre alla trasparenza anche la possibilità di intervenire in situazioni difficili. Quando vediamo che un'azienda ha accumulato un grosso ritardo, possiamo aprire una discussione e vedere che cosa si può fare per correggere questa situazione. E posso assicurarvi che questo strumento, quando viene utilizzato, funziona assolutamente bene. L'ultima domanda, Riccardo Cardoso dell'Agenzia Nova. Buongiorno Ministro, buongiorno Commissario, una domanda che è un po' da Presidente Novacini. Lo scorso mese si è parlato molto dell'interessamento della cinese alla possibilità di acquisizione dell'Iveco, che è un'azienda strategica, proprio anche di politica. Il governo aveva già preso in mano il dossier e si era parlato addirittura dell'utilizzo della Golden Power. Non so se lei può dare qualche indicazione, se già c'è, è stata avviata un'interlocuzione con la proprietà. Grazie mille. In questione che concerne le varie vaccins,
Le Moyen-Orient, on a parlé de la possibilité qu'une société chinoise puisse acheter Iveco, qui est une entreprise absolument stratégique pour l'Italie. J'ai vu qu'on a mentionné également l'utilisation du Golden Power. Je voudrais savoir à quel point on en est sur ce dossier. Come certamente saprà chi mi ha posto la domanda, il Golden Power è una procedura complessa che si attiva nel momento in cui i fatti avvengono. Mi sembra di poter dire in questa fase soltanto che la questione è oggettivamente materia che interessa il Golden Power. Questo non significa che lo adotteremo, significa che considero comunque strategico un certo tipo di produzione che può essere anche oggetto di riconversione industriale proprio nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza di cui si parla. Quindi l'importanza della filiera dell'automotive e evidentemente Iveco si inserisce in questo ambito è sicuramente l'oggetto dell'attenzione del governo. Come voi sapete, lo Golden Power è un procedimento complesso che per dire quando le cose si realizzano concretamente, questa questione là può essere l'oggetto del Golden Power, cela ne significa pas che la adopteremo necessariamente, ma è sicuramente, come l'avete detto, un aspetto strategico compte tenu de l'importanza di Iveco nella nostra filiera. Bene. Grazie. Grazie, merci. Merci. Au revoir.